Mi chiamo Matteo Curti, lavoro a Radio DJ, sono lo station manager di Radio DJ. Parallelamente, sempre per Radio DJ, curo la parte dei video. Tutte le esterne che Radio DJ inventa, prepara e appunto realizza sono riprese da me e da una squadra di videomaker. E oltre questo, sono anche fotografo. Ma in realtà a me la fotografia piace di più perché mi permette di fare un passo indietro, mi permette di usare la macchina fotografica come protezione. Il fatto che scelga spesso di fare degli scatti notturni dipende anche dal fatto che di notte si riesce ad ottenere un risultato molto più intimo, molto più profondo. Sono molto contento di raccontarmi attraverso le fotografie perché diciamo non ho paura di espormi, e invece nelle parti del mio lavoro dove sono più esposto, quindi i video, la radio, in realtà cerco di proteggermi a volte mettendo una maschera, ma sempre in buona fede. La fotografia che ho donato ad AIL per questo evento è una fotografia alla quale sono molto legato perché appartiene a un periodo in cui ancora non conoscevo bene Milano. Io sono a Milano dal 2010. Molto spesso mi viene chiesto come riesco a gestire la nostalgia che dovrei avere o che ho per Roma. Quando poi il discorso finisce sul ma Roma è bella, Milano no, io su questo ho molto da dissentire, perché Roma è bella evidentemente, ma anche Milano è molto bella. Milano è bella in un'altra maniera, ma è ugualmente molto bella. Milano mi ha accolto a braccia aperte. Nella zona di Gaio Lentili, dove c'è il bosco verticale, c'è una casetta che è un ristorante. Ha uno stile non moderno, come invece tutto quello che lo circonda. C'è una specie di omaggio a quello che c'era prima. In quello scorcio in particolare ci sono tre piani che sono molto belli. All'inizio ci sono delle lavande ed c'era un bellissimo profumo che nella foto non si percepisce. E subito dietro c'è questo ristorante con delle luci e mi era piaciuto molto il chiaroscuro, e quella differenza di luce e ombra creava una profondità che mi sembrava bella per una fotografia che quindi si sviluppava anche all'interno, no, dello scatto. E poi dietro, a guardare il passato con la possenza del presente, ci sono questi grattacieli che in quel caso avevano quel colore ricco di sfumature. La foto si intitola Prima di cena. Non c'è bisogno di spiegare perché, io sarei andato di lì a breve in quel ristorante. In effetti la foto è stata scattata a un centesimo di secondo. Ci è voluto così poco per farla e spero che quel tempo minimo possa fare molto per la destinazione che questa foto avrà. Allora, io conoscevo già AIL per varie ragioni. La prima è perché non è questa la prima foto che regalo ad AIL per una buona causa, era già successo nel 2019. E mi ricordo che è stato anche emozionante vedere il momento in cui la foto è stata battuta, perché in qualche modo c'era qualcosa di me lì, no? E vederla così considerata mi era sembrato bello, emozionante, effettivamente. E poi c'è un fatto privato, personale, che riguarda un mio amico che molti anni fa è stato colpito dalla leucemia e poi ne è riuscito a guarire. Da quel momento è diventato un volontario e mi è capitato appunto di ascoltare dei racconti, e conoscendo la sua sincerità mi è sembrato doveroso partecipare per quello che era nella mia possibilità.